Ciao a tutti ragazzi e bentrovati da Max Cavallo al microfono, Arianna De Guglielmi, Klaus G in regia. Ed oggi nel nostro botte risposta abbiamo una bellissima attrice hard. Lei è Luna Ramondini. Ciao Luna, buongiorno, e ti chiedo immediatamente, Luna Ramondini è il tuo vero nome? No, non è il mio vero nome. Qual è il tuo vero nome? Il mio nome è Francesca Romeo. Professione? Formatrice. Quali sono le tue misure? Non lo so, di okay. A che età il tuo primo rapporto? A 13. Dove l'avete fatto? In una camera a casa. Lo conoscevi? Sì, lo conoscevo. Luna Ramondini, cosa pensa di se stessa? Penso che... Oddio, che domanda difficile mi state facendo. Beh, penso che per avere 20 anni comunque mi sento abbastanza realizzata, sia economicamente sia nella vita privata, perché comunque lavorando tutto viene da sé. Certo. E gli altri cosa pensano di Luna Ramondini? Gli altri, oddio, c'è cioè la parte che pensano che sia una zoccola. No, è una parte che ti stima. E l'altra parte non so bene cosa pensa, però penso che apprezzi. Senti Luna, la tua famiglia sa della tua professione e come l'ha presa? La mia famiglia lo sa, mio papà non l'ha presa decisamente male, mia mamma invece all'inizio male, ora se ne è fatta una ragione. Basta. Dai, bene, bene. Senti Luna, a quanti uomini hai detto ti amo? Solo uno. E a quanti uomini l'hai data? Non lo so. Senti Luna, in questo periodo in cui si ricerca un po' di unità nazionale, ci potresti cantare un pezzettino dell'inno d'Italia? No, non so cantare. Dai, un pezzettino. No, mi vergogno troppo. Senti Luna, ma è vero che durante le scene hard si gode solo a metà? Personalmente per niente. È un godimento mentale. Però ok. Principalmente lo fai perché sei esibizionista, quindi vuoi farti vedere, non è il pene che entra. Certo. La mattina, il godimento. Ma guarda che sciocchi, noi pensavamo che fosse solo quello. Questo non lo so. Senti Luna, te hai lavorato sul set anche con Rocco Siffredi. Ecco, ma è vero che la differenza tra Rocco Siffredi e un cavallo è che il cavallo nitrisce? Sì, più o meno. Senti Luna, come ultima domanda, qual è il tuo più grande sogno? Il mio più grande sogno, sì, è avere una vita tranquilla. E noi te l'auguriamo di cuore e ti ringraziamo per essere stata qui oggi con noi e di esserti messa in gioco nel nostro botta risposta. Grazie mille.